Il tema dell'Eucaristia è comunque molto complicato. L'Eucaristia ha un ruolo molto importante all'interno della messa. Partecipare a una messa e non fare la comunione è come partecipare ad un banchetto e non mangiare nulla. Questo spiega l'importanza dell'Eucaristia all'interno della messa. Quando mangiamo, il nostro corpo assume il cibo. Questo diventa parte integrante del nostro corpo. Il nostro corpo trasforma il cibo, assumendo ciò di cui ha bisogno ed eliminando la restante parte. Quando un cristiano fa la comunione, assume il corpo di Cristo. È Cristo a trasformare e a farci diventare parte di Lui. Questo è il reale significato della comunione. Si crea un tutt'uno tra Cristo e il cristiano che ha assunto il corpo. L'Eucaristia è un messaggio importante che ha una portata universale, incredibile e, se vogliamo, rivoluzionaria. Insomma, un uomo che decide di andare sulla croce per salvare tutti quanti. Qualcosa di incredibile. Però c'è un problema di fondo. Il problema di fondo può essere diviso in due parti. Il primo è chi te lo propone. Insomma, la Chiesa moderna, se vogliamo definirla così, non è tanto moderna. Soprattutto dati gli scandali, la visione storica, anche se vogliamo, della Chiesa, che ha perso sempre, diciamo, l'opportunità per dimostrare che quello che credeva poteva essere attuabile anche nel reale. E in secondo luogo il messaggio è proposto in una maniera vecchia, passata, che non può più attirare le giovani generazioni. Quindi diciamo che queste sono le mie certezze sull'Eucaristia. In questo momento della mia vita mi trovo a concludere una parte del mio percorso scout e a dover abbracciare determinate scelte, tra cui la scelta della fede cristiana. Dato che mi sto ponendo mille dubbi e domande, devo rispondere anche al quesito sull'Eucaristia e su che cos'è per me e devo trovarne un significato. L'Eucaristia viene spiegata e insegnata come grande dono di Dio dopo la croce di Gesù nei nostri confronti. Secondo me la comunione è un momento che viene affrontato troppo presto nella vita di un cristiano, perché un bambino non ha la stessa coscienza e maturità di un adulto nell'apprezzare questo grande gesto d'amore. Credo che per apprezzare appieno il momento dell'Eucaristia bisogna aver acquisito una certa maturità e una grande fede. Ho capito che riuscirò a vivere bene la comunione solo dopo aver passato un po' di tempo con Gesù, perché è vero che abbiamo mille domande e dubbi riguardo la religione e la fede, però spesso è nel silenzio che ci arrivano le risposte più importanti. Apprezzerò il momento della comunione dal momento in cui lo vorrò con tutto il mio cuore. Per me l'Eucaristia è una specie di rituale che il credente fa per mettersi in contatto con Dio, con il Cristo, con lo Spirito Santo, con la divinità in generale. Secondo me un credente l'Eucaristia la può vivere in un modo molto spirituale, ovvero sente profondamente dentro di sé, nell'atto della celebrazione, quello che sta facendo. Mentre potrebbe essere vissuta in modo più meccanico e abitudinario, mettendosi semplicemente in fila insieme agli altri in chiesa e mangiare la particola. Personalmente ritengo per me superfluo un rituale di questo tipo, per il semplice motivo per cui non credo nell'esistenza di una volontà creatrice e direttrice del mondo. Non credo in un Dio inteso come volontà, nel Dio biblico, creatore e protettore del cielo e della terra. Quello in cui credo io, così come Einstein, Hawking, Kaku e molti altri fisici, è che la natura sia nata e si sviluppi spontaneamente secondo una propria logica. Ed è questa logica, questa struttura matematica che
se vogliamo potremmo chiamarla forzatamente Dio, però stando attenti a non incarnarla in un'unica figura dotata di volontà. Con questa mia convinzione, il rituale dell'Eucaristia perde sia del significato che esso ha e sia dell'importanza che pretende di avere. Per questo motivo io non vado in chiesa a mangiare il corpo di Cristo, perché sarei un falso, un ipocrita, e soprattutto mi sembrerebbe di offendere quelli che ci vanno credendoci davvero.